Comunque, raga, adesso i pomeriggi miei non hanno più senso. Cioè, se fino a 2 giorni fa io ero felice al mare, adesso sto col greco. Cioè, vi rendete conto? Poi, raga, sta roba no, non c'ha neanche senso. Allora, un soldato che era stramazzato sotto il cavallo di Ciro, ah no, sì, di Ciro, e veniva calpestato. Cioè, lui sta sotto al cavallo, viene calpestato e trafisse con la spada il ventre dell'animale che, a causa del suo colpo, assistendo alla scena. Ah no, ho sbagliato riga, scusate. Ebbe un sussulto e sbalzò via Ciro. Perciò tutti i seguaci di Ciro, sì, quelli di Instagram, levarono un grido di uniscono, si gettarono nella mischia, respinsero e furono respinti, colpirono e furono colpiti. Raga, pare un video porno. Salve a tutti ragazzi e bentornati. Come che cazzo? Che vuoi te, dito di merda? Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, bentornati con un nuovo episodio del Fuck You Time. Siamo nell'undicesimo episodio, questa volta per davvero perché mi sono accorto che mi ero sbagliato l'ultima volta nel titolo, c'avevo scritto Fuck 11, in realtà era Fuck 10. Poi tutto questo fuck, no? Se sa che roba. Anche oggi saluterò un po' di voi, eravate veramente tanti l'ultima volta, quindi non ho potuto salutare tutti. Chi non verrà salutato, riscrivetevelo magari che vi saluto nel prossimo episodio. Comunque partiamo con i saluti che vanno al Bomber, cioè si chiama proprio il Bomber, non è una mia. E Giovanni De Giuli, Matteo Pucci, Fabrizio D'Avanzo, Marco Fedele, Alessandro Mecucci, Luca Tistarelli. E per finire il bomber Gianluca D'Ambrosio che è sempre attivissimo, quindi bella. Ok ragazzi, direi di partire subito con le domande. Sono state abbastanza interessanti, vi avevo chiesto nello scorso episodio di farmi domande con vari hashtag, hai mai, cosa faresti se, eccetera, eccetera. Quindi voi siete stati come al solito bravissimi, complimenti, verrei lì ad abbracciarvi tutti. Partiamo. CicciSPQR mi chiede: cosa avresti fatto se non ti fossi aperto, se non ti fossi, no, se non ti saresti, aperto un canale YouTube? Mi saluti nel prossimo FAQ? Allora, bella, quindi grazie anche per sei un grande, quindi bella Ciccio. E allora, cosa avrei fatto se non mi fossi aperto un canale YouTube? Probabilmente nulla, avrei continuato a studiare, a vivere la mia vita di adolescente, perché ragazzi ho 16 anni, probabilmente non tutti di voi lo sanno, ma è così, quindi non è che avevo tante alternative, cercarmi un lavoro, no, ancora no. Ho cominciato all'età di 13 anni, 13-14 anni, quindi che facevo? Niente, giocavo a Dragon Ball. Lo faccio lo stesso anche su YouTube. Poi ritornerà il Fede contro Claudio. Raga, non lo fate. No, non facciamo più video. Proprio no. No, anche perché la tua ripresa fa cagare in questo modo. Va fatta in 16 noni, coglioni. Stronzate a parte, certo che ritornerà prima o poi. Anzi, già ne abbiamo parlato, faremo una cosa fighissima su FIFA 16 perché noi pensiamo sempre di fare cose fighissime, alla fine non facciamo mai un cazzo, però, voi credeteci, perché qualcosa arriverà. Giovanni Amarino, ti amo perché tu hai capito tutto al volo. Mi fa due domande in una. Hai mai vinto una schedina? No. No, perché sono clamorosamente sfigato. Ci credevo da piccolo, andavo a giocare con mia nonna, il Superenalotto, niente, cioè se ci andava bene usciva un numero. E cosa faresti se potessi fermare il tempo? Ragazzi, lo sapete che è veramente una bellissima domanda, però non... la risposta è molto difficile, anzi la domanda è molto difficile. Perché si potrebbero fare tante cose fermando il tempo, perché alla fine nella vita noi lasciamo sempre molte cose a metà, no? Ecco, mi sembro molto filosofo quando faccio questi discorsi. Però probabilmente l'unica cosa che farei, mettere a posto, rimettere un po' i pensieri in ordine, risistemare un po' tutto. Però non so, è una situazione in cui mi dovrei trovare. Intanto ci sarebbe secondo me lo shock iniziale, perché cazzo, cioè io ti parlo, tu sei fermo, perché sei fermo? Perché il tempo... Aspetta, il tempo è fermo. Non tu. Allora mi drogherei a bestia. La Madonna! No, anche perché non fumo, sono un bravo ragazzo. Comunque, voi cosa fareste invece se poteste fermare il tempo? Oh, qui si sale, ragazzi. Frank Coppola, porcellino, mi chiede: hai mai provato a fare sesso con una ragazza ma senza risultati? Rispondi plzzz. Bella. Allora, qui la domanda è equivoca in realtà, perché senza risultati in che senso? Da parte sua, nel senso che non c'è stava, o da parte...
Se nella prima ipotesi mi è successo, ma cioè, non stavo per fare sesso, stavo approcciando, niente, non c'è stata, può capitare, penso sia capitato un po' a tutti. La seconda, fortunatamente no, spero di no, cazzo, cioè, pensate a figura di merda. Gianmarco Marrone, cosa ne pensi del trasferimento del profeta Hernanes alla Juventus? Allora, Hernanes non è un brutto giocatore, attenzione. Il problema è che, giustamente, io penso di avervi detto varie volte che ho due zii juventini, quindi con loro parlo in generale di calcio e soprattutto anche, cioè, mi trovo a parlare di squadre di cui non parlerei mai, ovvero la Juventus. La cosa oggettiva è che, per carità, Hernanes è un gran calciatore. Il fatto che poi tu lo vada a prendere come scarto dall'Inter e sei la Juventus non è un granché. Perché si facevano nomi di Isco, di Draxler, ma anche Draxler era, mi sembra, tipo una riserva, tra virgolette, di Isco o chi che sia. Si sono fatti tanti nomi. Per un attimo si è fatto anche il nome di Lamela, ma Lamela non è un trequartista. Si è fatto il nome di Cuadrado che poi è arrivato. E gli hanno fatto arrivare Cuadrado, dal mio punto di vista, solo per far vedere il nome. Oh, regà, guardate, abbiamo preso Cuadrado. Ma Cuadrado non è un trequartista. Alla Juve, per come non gioca, perché alla fine Allegri può cambiare modulo, ma per come vorrebbe giocare Allegri, alla fine non gli hai preso l'unico giocatore che ti serviva, il trequartista. Hai preso Hernanes, che sì, può essere una buona soluzione, ha grandi piedi, buona visione di gioco. Lui, secondo me, è un trequartista, poi bisognerà vedere. Cosa ne pensi del turnover che sta facendo De Santis in panchina per queste prime giornate? Ovviamente rimpiazzato da un grande Szczęsny. Bella fede, forse non lo dirò mai, cioè non lo dirò proprio mai. Comunque, per carità, non tutti sono perfetti. A parte gli scherzi, De Santis, ragazzi, non sta facendo turnover, cioè il turnover è un'altra cosa. Pat Blind mi chiede: hai mai preso una sospensione? Video di fede, like obbligatorio, quindi grande bro, incredibile. Comunque, hai mai preso una sospensione? Ma voi state parlando con una persona santissima, ragazzi. Cioè, voi non avete neanche idea delle cazzate che sto sparando in questo momento perché non sono un santo. E allora, premettendo che io ho fatto parecchie cazzate nella mia vita, e ho solamente quasi 16 anni, quindi dovrò farci un video più avanti. Allora, sì, ho preso una sospensione, anche più di una. Praticamente, ve ne voglio raccontare, non so quale in realtà. Ah, sì, vi racconto l'ultima che è stata abbastanza clamorosa. È stata abbastanza clamorosa e buffa allo stesso tempo. Allora, eravamo più o meno alla fine dello scorso anno scolastico, e quindi è abbastanza recente. Eravamo in classe nell'ora di scienze. Fortunatamente la professoressa che avevamo l'anno scorso di scienze era arrivata l'anno scorso e se n'è andata l'anno scorso, perché cioè non si poteva fare. Non riusciva a tenere la classe, non riusciva, non spiegava bene, era vecchia. Mamma mia. Diciamo che non ci amavamo con questa professoressa. Poi avete presente quando dicono: eh, ma io non ce l'ho con te, non ti prendo di mira. Sì, stai bene così. Quindi fondamentalmente aveva preso di mira i maschi, perché le femmine erano sante, potevano fare di tutto, i maschi l'aveva presi di mira. Mentre le femmine, per proprio brutto di femmine, diciamo, mentre le ragazze erano a giocare una partita del torneo di pallavolo, noi stavamo in classe a non fare un cazzo, proprio perché chiaramente mancava metà classe che vai avanti col programma, no, che interroghi in scienze. È stato fatto uno scherzo al quale poi siamo stati un po' tutti complici e fondamentalmente abbiamo preso il diario, insomma, una cosa non bella da fare. Però voi non potete immaginare il casino che è successo, che una qualsiasi professoressa avrebbe dovuto far correre, avrebbe dovuto lasciare stare tutta la situazione. Invece no, lei, mentre leggevamo una cosa, che lei non sapeva che fosse la lettera che stava nel diario di questa, praticamente era... Noi stavamo leggendo, stiamo facendo gli affari nostri, seduti a un tavolo. Lei: no, fatemi leggere quella lettera, altrimenti vi denuncio. A parte il fatto che te potrei denunciare io perché stai a leggere una cosa mia. Però, va bene. Una volta letta la lettera, ha capito che non era del mio amico che diceva che fosse sua. In pratica, noi siamo stati sospesi per aver fatto sta cosa. Ma la sospensione implicava al ragazzo che aveva messo le mani dentro il diario della nostra amica 5 giorni a casa. A noi 2 giorni a casa. Passiamo alla prossima domanda, che me la fa I Boom Friends. Fede, sei un grande, potresti salutare nel prossimo Fuck You Time? Bella. E ho una domanda per te. Secondo te al Napoli cosa ha impedito di vincere le prime due partite? Saluta anche Salvatore. Ciao Salvatore.
Inoltre, cosa faresti se potessi tornare indietro nel tempo? Allora, sono due domande. La prima probabilmente è quello che ha impedito al Napoli di fare salti di qualità negli ultimi anni, la compattezza. L'avevo detto già nel video, in uno scorso video del Fuck You Time, però non è cambiato nulla. Diciamo che siamo all'inizio della cura Sarri e quindi ancora non si vedono i cambiamenti, ma a me pare lo stesso Napoli, sinceramente. Non lo so, questa è una domanda frequente, cioè la classica domanda che ti mette in difficoltà, la classica domanda difficile del cosa faresti se. Però io mantengo la linea di pensiero di altri anche, cioè perché comunque ho visto anche altre risposte del genere, dico nulla, perché alla fine quello che ho fatto, seppur giusto o sbagliato, l'ho fatto dando il 100% e quindi ho ottenuto determinate cose. Sono soddisfatto di quello che ho. Magari alcune cose vorrei migliorarle. Per esempio potrei dirvi che preferirei non aver avuto quell'incidente, ma probabilmente senza quell'incidente non mi sarei aperto un canale YouTube, perché avrei continuato a giocare a calcio. Io alla fine, se sono successe queste cose, c'è un motivo. Io ho fatto sì che queste cose succedessero dalla mia parte, quindi che ne so, ho portato dalla mia parte la storia dell'incidente per coltivare quest'altra passione, quindi bene. Però non penso che cambierei molto. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio del Fuck You Time. Queste erano le domande, non so a quanto hai risposto perché sono andato abbastanza veloce, le ho prese direttamente dai commenti, sono andato molto random, quindi se non ho risposto alla vostra domanda non preoccupatevi, come ho detto all'inizio per i saluti, eventualmente rifatemela sotto questo video, vi risponderò nel prossimo episodio. Questo l'avete visto di domenica, quindi ditemi cosa è successo in questa prima settimana di scuola, ditemi se siete tornati felici, possibile, se siete tornati bene, come vi trovate con i professori e tutto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciatemi una domanda per il prossimo FAQ e noi ci vediamo con i prossimi video. Vabbè, questa doveva essere l'outro del video, a saperlo chiudevo così.